tutti e bentornati nel mio canale. Allora, in questo video volevo parlare con voi delle novità super pastellose che sono uscite da Lidl. Molto probabilmente ormai qualsiasi persona avrà visto già appunto tutto quello che è uscito, però magari qualcuno di voi non lo sa e quindi volevo mostrarvi super velocemente i volantini che sono usciti con tantissime cose appunto super pastello, quindi si può scegliere colori tra rosa, verde pastello, insomma ci sono veramente tantissimi, cioè sono tutti colori insomma super pastellosi. E immaginatevi, cioè quando ho visto questo volantino cioè avevo gli occhi tipo mio Dio a cuoricino e ovviamente alla fine non sono mancati i danni e adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Anzi, più che io, è stato un regalo, un bellissimo regalo veramente, e niente, bando alle ciance. Allora intanto vi faccio vedere qua, magari mentre parlo vi faccio vedere i volantini appunto che sono usciti con tutte le cose, tra cui c'è anche il microonde che magari dopo vi faccio sbirciare al volo, che è uguale al mio, io ce l'ho da 3 anni se non erro, adesso è un pochino diverso, il design è leggermente cambiato, leggermente diverso, però comunque più o meno è quello, la marca anche è quella, e quindi ecco, se volete, siccome ogni tanto qualcuno mi chiede dove l'ho trovato, se volete ora lo trovate disponibile alla Lidl. Poi ovviamente come potete vedere ci sono anche tipo tostapane, il mixer, il bollitore elettrico, insomma ci sono un sacco di cosine, quindi vi consiglio di andare a vedere. E ho deciso di fare subito il video perché appunto questa new entry, che ormai probabilmente avrete già visto dalla miniatura, comunque è arrivata ieri sera, e quindi ho deciso di girare subito il video e di caricarvelo subito, in modo tale che se qualcuno di voi è interessata lo trovate ancora insomma alla Lidl. E di cosa sto parlando? Ora vi faccio vedere. Ta-da! Eccola qui, ragazze! Allora, non mi sembra vero, questo è stato un super regalone, ovviamente lo tiro su così tanto bella tranquilla perché l'ho già svuotata in realtà perché ero troppo curiosa, quindi l'ho già tirata fuori. È la macchinetta del caffè ed è questa qua che io adoro, cioè mi sono innamorata, l'avevo già vista, era già uscita l'anno scorso, peraltro l'anno scorso costava anche meno. Intanto appoggio lo scatolone, tanto adesso ce l'ho qui, ve la faccio vedere. Quindi appunto costo un pochino aumentato rispetto all'anno scorso, ma il design è più o meno quello, anche quello è leggermente cambiato, adesso ve la faccio vedere qui, cioè è meravigliosa e tra l'altro super leggera, ed è questo stile, io l'adoro tantissimo perché ha questo stile un po' vintage, un po', cioè l'adoro un sacco, e si addice tra l'altro benissimo anche al fornetto che ho sempre vintage della linea Rete, il cappuccinatore, al forno microonde che appunto è sempre questa linea vintage, insomma è perfetto, è stupendo, mi piace tantissimo. L'anno scorso c'aveva i tastini leggermente diversi, queste qui erano più rotonde invece che dritte così, insomma cambiava leggermente, ma sempre quello è, e è bellissima, cioè ragazze guardatela, è stupenda, e l'avevo appunto già vista l'anno scorso, mi piaceva da matti, mi piaceva tantissimo, però niente, alla fine ovviamente avevo lasciato andare. Quando è uscita anche quest'anno di nuovo ho detto mamma quanto è bella, cioè ci starebbe proprio bene, mi piace un sacco, e alla fine la cosa più bella è che non solo è arrivata la macchinetta, però dura tantissimo anche come è arrivata, perché praticamente ieri sera si è presentato Filippo dopo il lavoro, è tornato a casa e aveva sta scatola in mano, io tipo cioè ero tipo wow, e ha deciso di farmi questo regalo, cioè io veramente sono rimasta senza parole, vi giuro, urlavo, piangevo, ero troppo felice, perché magari può sembrare una scemenza, ma vi giuro, siccome sto passando un periodo davvero davvero brutto, ha voluto farmi questo regalo proprio anche per aiutarmi, insomma, anche per tirarmi un pochino su di morale, per farmi felice, perché sapeva che mi piaceva tantissimo, e quindi veramente sono quei gesti che secondo me valgono più di qualsiasi altra cosa, cioè, ma anche se mi avesse portato non lo so, un biscotto, nel senso il gesto che ha avuto di stare a pensare a me mentre era al lavoro, poi quando è uscito di andare a prenderla, eccetera, eccetera, di farmi questa cosa per rendermi felice, per me è impagabile, veramente. Quindi sono stata doppiamente, cioè, non solo è arrivata la cosa che tanto desideravo, ma fatta così sono stata veramente doppiamente e triplamente, insomma, super felice, e quindi grazie amore, grazie tante, tanto lo so che mi stai guardando, io sono super felice, e quindi niente, adesso l'andiamo a sistemare. Peraltro quella lì, l'Anespresso della Ferragni, ovviamente non sparirà, perché
La metterò nel mio ufficio, dove ho tutto il tavolo in vetro, eccetera. Creerò anche lì un piccolo angolo caffè in modo tale da averla appunto anche in ufficio, così anche quando magari ricevo le clienti e magari possiamo sederci appunto sul divano, bere un caffettino insieme, posso offrire un caffè direttamente, insomma, senza, in studio, insomma, in ufficio, senza venire di qua. E non lo so, mi piace ancora di più e anch'io posso prenderlo magari mentre sto lavorando, e soprattutto si può scegliere, perché la cosa bella di questa è che per fare il caffè non servono capsule, si torna praticamente al bellissimo caffè macinato, e quindi secondo me c'è anche tanto tanto risparmio, perché comunque quella è buonissima, però le capsule rispetto al caffè macinato costano parecchio di più, e quindi mi piace un sacco anche questa cosa. Infatti la macchinetta che avevo, allora, prima di questa la lavazza, prima ancora avevo una Saeco ed era appunto così, con questo, che poi vabbè, qua avete da scegliere, ci sono questi tutti gli accessori, qui è dove metterete appunto il caffè, e c'è da scegliere una tazza o due tazze, e appunto si metteva il caffè macinato. Io mi ci sono sempre trovata benissimo, perché appunto compravate il pacchettino come per la moca, tra l'altro va bene volendo anche quello della moca. Io di solito prendevo il lavazza, quello per espresso, era buonissimo, infatti voglio ricomprarlo. Oggi non ce l'ho, oggi la proviamo con il caffè normale, e mi ci sono sempre trovata benissimo. Oltretutto, ripeto, rispetto alle cialde, alle capsule costa molto molto meno, quindi alla fine niente, qua mi servono le forbici, alla fine si risparmia anche. Ok, praticamente quindi avete da scegliere se una tazza o due tazze, e questo pezzo va ovviamente qua dentro. E poi c'è questo che è il cucchiaio, insomma, misurino per prendere il caffè, e poi con questo lo andate a pigiare. È bellissima sta cosa, e quindi ripeto, secondo me si va tanto a risparmiare. Facendo così si può anche scegliere, quindi se abbiamo voglia del Nespresso, ci facciamo la Nespresso, insomma, tanto resta comunque appunto di là in ufficio. Se invece ci va questo qui macinato, facciamo questo, rimane comunque la scelta. E secondo me questa veramente ci sta benissimo, cioè mi piace sempre. Io in realtà ero innamorata, da sempre sono innamorata di quella rosa della Smeg, ma aiuto, costa veramente un occhio della testa, e questa veramente secondo me è un ottimo palliativo, si dice? Sì, giusto? E insomma mi piace tantissimo e secondo me ci sta benissimo. Unica cosa, adesso vi chiederò un consiglio, non so se tenere il cassettino o se metterlo di là, perché effettivamente avrebbe più senso tenerlo di là, in modo che sotto ci sono le capsule del caffè, quindi avrebbe più senso tenerlo di là. Adesso vediamo, facciamo una prova e insomma così mi saprete dire anche voi. Bando alle ciance, ho chiacchierato fin troppo, andiamo a provare questa benedetta macchinetta del caffè, proviamola per vedere come viene il caffè. Io prima lavo tutti i pezzi, anche il cassettino lavo tutto, e la proviamo insieme. Dimenticavo, nella confezione ovviamente arriva anche, trovate anche il libretto di istruzioni e trovate anche un flacone di decalcificante, quindi per andare a togliere il calcare e tutto, anche se alla fine io per esempio nelle altre macchinette ho sempre fatto con o con l'aceto o con l'acido citrico. Praticamente riempite la vaschetta d'acqua con acqua e aceto, oppure acqua e acido citrico, e poi fate scorrere l'acqua, insomma la svuotate tutta senza mettere caffè ovviamente, e quindi alla fine, e poi faccio un altro giro solo di acqua per risciacquare bene, quindi alla fine si può fare benissimo anche in quel modo. Però ecco, nella confezione trovate anche questo. No, non mi piace. No, 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 qua sopra no. Non mi piace. Facciamo così. Questo via. Oh, decisamente meglio. Allora, diamo una pulitina all'esterno con il Napisan.
Ho lavato tutti i pezzi, quindi adesso vado a riposizionarli. Per il primo utilizzo va fatta scorrere praticamente solo l'acqua. Ha fatto un sacco di schiumina, guardate che carino, l'aspetto è delizioso. Vediamo se anche il gusto, quindi adesso giro la telecamera e lo assaggiamo insieme così possiamo trarre le nostre conclusioni. Per farvi vedere la cremina, guardate il dietro come resta. Ecco, quello è andato giù più a fondo, guardate quello come scende piano piano. Cioè la cremina è deliziosa. Cioè, guardate che crema di caffè, adoro. Fantastico. Finalmente il test, tenendo presente che appunto il caffè che ho utilizzato, tra l'altro, non è quello. No, ma guardate. Fa una cremina. Dicevo, tenendo conto che non ho utilizzato quindi la miscela per espresso, ma è la miscela quella per la moka, perché ancora non ce l'ho, la comprerò insomma stasera, domani, adesso vediamo, ma il profumo è strepitoso, la cremina anche, assaggiamo. Buono! Innanzitutto è bello caldo, perché alcune macchinette purtroppo fanno uscire il caffè che è un po', cioè è caldo ma un po' tiepidino, invece comunque il caffè è bello che sia bello bollente. Poi un'altra cosa che non ho detto è che qui c'è tutto lo scaldatazze, infatti qua è caldo e quindi se ci tenete sopra le tazze, le tazzine, quando andate a fare il caffè avrete le tazzine calde, perché è come al bar perché ci sono le tazzine sopra lo scaldatazzine. Lo dico anche per esperienza personale, ho lavorato in 3 bar in gioventù, praticamente, perché se fate il caffè caldo in una tazzina fredda servirete il caffè freddo, invece ovviamente, che può sembrare una cosa banale ma vi assicuro che non lo è, perché alcuni bar magari prendono la tazzina che è lì insomma fredda e ve lo danno nella tazzina fredda e quindi rovinano tutto. E poi il gusto del caffè dipende veramente da miliardi di cose, innanzitutto dalla marca del caffè, dalla tipologia del caffè, addirittura non so se tutti voi lo sanno, ma dipende tantissimo anche dall'umidità. Infatti quando lavoravo al bar ci faceva impazzire i cambi di tempo, se c'erano più umidità, meno umidità, in base al tempo dovevamo cambiare la macinatura del caffè, per cui dipende tantissimo anche da quello. Insomma, ci sono tantissimi fattori per un buon caffè. In ogni caso viene appunto bello caldo e la tazzina non era calda perché non l'avevo tenuta sopra, e il sapore è veramente buono, è veramente gustoso. La cosa che mi piace è che, a differenza della Nespresso, la Nespresso viene un caffè molto molto forte, è proprio un espresso bello forte, cioè il sapore è particolarmente forte. Mentre questo, il sapore è molto più delicato, e quindi se siete amanti, cioè se non siete amanti particolarmente del caffè bello forte, quel forte che è quasi amaro, a me piace personalmente, per cui a me piace la Nespresso. Però questo, ecco, per esempio per chi è abituato alla moka, questo c'è meno differenza e distacco rispetto alla moka, cioè si sente che è un espresso ma non è troppo troppo forte. È veramente buono, ragazze, veramente buono. Ero titubante in questo, ho voluto fare anche questo video proprio per provarlo insieme e capire ne vale la pena o non ne vale la pena, perché io per curiosità, appunto, da quando l'ho vista l'anno scorso ero sempre lì che cercavo in giro per sapere insomma se vale o non vale, perché purtroppo tante volte, per esempio, io ero fissatissima, avrei voluto tanto comprare la macchinetta dell'Ariete, quella della stessa linea di questo fornetto e di quel cappuccinatore, ma a forza di vedere in giro recensioni ho capito che non valeva la pena.
perché tante tante ragazze poi hanno detto che insomma il caffè non era buono e alla fine piano piano tutte ho visto che l'hanno cambiata, quindi si sarebbero spesi un sacco di soldi per niente. Di questa insomma ho fatto fatica a trovare recensioni, a parte nei gruppi Facebook della Lidl, allora lì magari qualcuno però anche lì c'era chi diceva che era buono, chi diceva che non era buono, però ripeto, dipende anche da tante cose, anche dal tipo di caffè usato eccetera. E quindi ho voluto fare questo video anche perché appunto ancora, se siete interessati, la trovate e secondo me, a mio parere, è veramente buono. Cioè, poi teniamo conto che è il primissimo caffè e di solito il primo magari è un pochino più così, ovviamente come tutte le cose, come la moka, più ne fa e più viene buono. E però nonostante il primo caffè, vi giuro, mi piace un sacco. Cioè, poi avete visto quanta cremina? Cioè, questa cosa mi piace veramente tantissimo. È approvato, veramente mi piace, è veramente gustoso, ha un buonissimo sapore, non amaro, non forte, mi piace un sacco, quindi super approvata. Se vi interessa, se siete alla ricerca di una macchinetta del caffè, se volete uno stile vintage, come vi ricordo ci sono anche altri colori, come avete visto nel volantino iniziale, anche il verde era bellissimo, è un verde, è tipo questo ma un pochettino più acceso, sembra un pochino più Tiffany rispetto a un verde pastello, è bellissimo anche quello. Comunque sia, se siete interessate, io assolutamente la provo, cioè è buonissimo. Cioè, guardate, adesso un po' che l'ho fatto, guardate ancora, sicuramente lo rovescio, guardate ancora quanta cremina che c'è. Di solito i caffè con le macchinette appena fatto magari è un bel aspetto, poi pian pianino si smonta un po' la schiumina e rimane un'acqua colorata, diciamo così, scura. Invece ragazzi è veramente veramente buono, quindi super approvato. Adesso lo terminerò poi con calma, me lo gusto con calma e sono super super felice, anche perché sapete, da chi mi conosce da tanto, io sono super amante del caffè, cioè bevo sì anche troppi caffè, devo diminuire quello sì, però insomma sono super amante del caffè, quindi trovare delle ottime alleate che sono super belle esteticamente e sono anche super valide, super buone, top. Peccato dell'aumento di prezzo, secondo me non ci stava, secondo me andava bene il prezzo dell'anno scorso, però non possiamo lamentarci perché è aumentato tutto, per cui figuriamoci. Comunque confermo che ne vale assolutamente la pena, è buonissimo. Poi più avanti proverò anche il cappuccino, che tra l'altro, sì, non ve l'ho fatto vedere, ha anche appunto qui il beccuccio, questo qui, per fare il cappuccino, ma anche per dire se volete una semplice tisana o tè, vi potete buttare giù l'acqua bollente, l'acqua calda e siete pronti per il tè, senza dover star lì a scaldare il fornello eccetera, quindi insomma comodissimo anche quello. E niente, io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, che vi sia insomma vi abbia aiutato a schiarirvi un pochino più le idee su questa bellissima macchinetta del caffè. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi aspetto al prossimo video e vi mando un bacione, ciao.